Giorgia Spinelli è un'attrice italiana. In Lora, Tiziana interpreta il personaggio dell'avvocato Muscarà. Chi è Giorgia? Leggiamo. Giorgia Spinelli è un'attrice italiana. In Lora, Inchiostro contro Piombo, la miniserie sulla storia di Vittorio Nisticò, storico direttore del quotidiano palermitano, Tiziana interpreta il personaggio dell'avvocato Muscarà. Ma chi è Giorgia? Scopriamolo all'interno. Leggi anche, Lora, chi è Paride Benassai, l'attore che fa il signor Sciamma? Età, vita privata, film, Instagram. Lora, chi è Giorgia Spinelli, chi è l'attrice che fa l'avvocato Muscarà? Giorgia Spinelli è l'attrice che interpreta l'avvocato Muscarà in Lora, la miniserie televisiva trasmessa ogni mercoledì in prima serata su Canale 5 dall'8 giugno al 6 luglio 2022. Minore IMGSRC uguale https://2.barra/barra/i.ytmg.com/v/id/default.ilunga.pg/alto/width=480/height=360 maggiore minore iframe loading uguale lazy title uguale L cancelletto 39, ora inchiostro contro piombo prossimamente, su canale 5 width uguale 500 height=281 SRC uguale https://www.youtube.com/embed/87.interrogativo/feature=OM/frame border=0:allow=accelerometer/autoplay/clipboard right/encrypted media/gyroscope/picture-in-picture-allow full screen maggiore minore iframe maggiore età non abbiamo dati certi sull'età di Giorgia. Sappiamo, però, che è nata a Roma. Vita privata Giorgia Spinelli è molto riservata, infatti, non abbiamo molti particolari sulla sua vita privata. La vediamo in questo scatto in un tenero abbraccio con il suo papà, quando era una bambina. Giorgia Spinelli, forse, è fidanzata. Di seguito vi lasciamo una foto con quello che potrebbe essere il suo fidanzato. Film. Prima di arrivare sul palcoscenico, l'attrice Giorgia Spinelli ha percorso diverse tappe formative. Ricordiamo il seminario con Jorgelina De Petris, il corso di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia, il workshop Acting Shakespeare alla Rada School of London, con 2 mesi di stage con Andrea Costantini. Giorgia, inoltre, ha frequentato un corso di dizione e logopedia con Rossella Della Valle, un corso di canto con Sergio Bassi e Jacqueline Ferri, un corso L'attore, la sua estetica e il rapporto con la professione con Rita Forzano l'attrice, inoltre, ha frequentato uno stage di tecnica di movimento con M. Piazza ed è in possesso di un diploma americano presso la Virgin Valley High School a Las Vegas. Passiamo, ora, ai titoli dei suoi lavori. I titoli di Giorgia Spinelli per il cinema 2021: Una notte da dottore, regia di G. Chiesa 2020, Power of Rome, regia di Gianni Troilo 2019, L'uomo senza gravità, regia di M. Bonfanti 2015, La ragazza del mondo, regia di M. Danieli 2014, Quando c'era Berlinguer, regia di W. Beltroni 2003, Caterina va in città, regia di P. Virzì. I lavori dell'attrice per la televisione 2021, Lidia Poet, regia di L. La martire 2019, L'ora, regia di Piero Messina 2013, Provaci ancora Prof. 5, regia di T. Aristarco 2012, Commissario Rex V, regia di A. Costantini 2012, Amanda Knox, Murder on Trial in Italy, regia di R. Dornelme. Ora per il teatro 2016, Pericle, Principe di Tiro, regia di L. D'Amico 2016, Onigin, regia di E. Popova 2016, Ti amo Maria, regia di R. Antonelli 2015, Essere come sei, Donna, regia di G. Rubinelli. A Palazzo Pitti di Firenze, Da Tabulada Tabula. Contenuti sponsorizzati, contenuti sponsorizzati, contenuti sponsorizzati, contenuti sponsorizzati. Guarda anche Kong V e Kuai Ta Ti accento grave M Kiem Quang Kao Van Ko V e Wai Ta O H O H I accento grave Kiem Duok Baon Akai Tien.
XM Muk Luong Tai Dei Kong Vie Kuai Ta Ti Accento Grave M Kiem Quang Kaui Mentales. Com 20 Jong Cho Dat Nat Te Joy Women Tales punto com Women Tales punto com. Infine i cortometraggi 2016 Creme Agire Regia di P. Strippoli 2016 Mai Una Gioia Regia A Guida 2015 Lo Scrittore di Sogni Regia di R. Farina Issas 2015 Pilar Regia di L. Pisano 2015 Quack Regia di G. Palummo 2015 Bassa Stagione Regia di P. Strippoli 2015 Biopic Moira Orfei, Prima di Moira Regia di L. Pisano Instagram Giorgia Spinelli ha un profilo Instagram ricco di feed con foto professionali. Potete visitare il profilo dell'attrice cliccando qui.